Nella calza della Befana solo dolci per il notaresco che inaugura il girone di ritorno ed il 2019 con una vittoria che mancava da 52 giorni dallo scorso 14 novembre. Non è stata una sfida semplice per il rossoblù con il Castelfidardo, ultimo ma desideroso di tornare a far punti dopo 5 sconfitte consecutive. Ritmo basso e poche emozioni, ma alla fine è arrivata la zampata di Dalmazzi che ha regalato i 3 punti. Ospiti amareggiati per la sconfitta e arrabbiati per l'espulsione di Radia al quarto d'ora della ripresa. Mister Mirko Cudini lascia in panchina Blando, non al meglio, e promuove tra i titolari il giovane Fiscaletti. Rispetto all'ultima uscita del 2018, tornano nell'11 base Dalmazzi in difesa e Minella in attacco. Tra gli ospiti assente lo squalificato D'Ercole e uno dei due ex Petrarulo infortunato. Di Lollo, 11 presenze ed una rete con il notaresco fino al mese di dicembre, argine sulla linea di centrocampo. Dopo soli 6 giri di lancette, i rossoblù sfiorano il vantaggio con l'altro ex Minella, che ci prova direttamente su punizione. La palla lambisce il palo e si perde sul fondo. La formazione del presidente Di Giovanni mette in campo grande voglia, ma non riesce a costruire azioni in velocità. Al 23esimo, sugli sviluppi di un angolo, Minella prolunga il pallone che arriva dalle parti di Salvatori. Deviazioni spaccata, sottoporta, palla che si perde sul fondo di un niente. Poco prima della mezz'ora si fa vedere anche il Castelfidardo con il talentuoso calabrese che conclude dal limite. Monti devia in angolo. Ritmi bassi e controllati, e così le emozioni latitano. Inevitabile andare al riposo sul nulla di fatto. La ripresa sembra iniziare con un notaresco più deciso che infatti al quarto sfiora la marcatura. Sugli sviluppi di un angolo Fiscaletti ha una grande chance, ma ad ottima posizione il suo colpo di testa finisce alto. Poi al 14esimo la svolta, Radi per un fallo brutto ed evitabile sul cerchio di centrocampo e danni di Minella si becca il rosso diretto, ospiti in inferiorità numerica per oltre mezz'ora. Cudini inserisce anche Laringe per una squadra a trazione anteriore, ma il ritmo non sale e resta molto blando. E così la rete che sblocca il punteggio non può che arrivare su palla inattiva. Angolo dalla destra, sul secondo palo si avventano Dalmazzi e Bontà, con ultimo e decisivo tocco del difensore centrale, alla sua prima marcatura in stagione. È la rete che vale 3 punti, anche perché fino al 93esimo non succede più nulla, e così il notaresco torna ad esultare con la nona vittoria stagionale, che vale anche il rientro in piena zona playoff. Mister Cudini, dopo quasi 2 mesi nella calza Befana si torna a vincere, una prestazione con un ritmo non altissimo, però alla fine è arrivata questa palla inattiva che ha sbloccato il punteggio. Beh sì, a volte l'ho detto anche ai ragazzi, le partite sono anche queste, soprattutto in un periodo come questo, dopo una settimana di sosta, quindi per noi era fondamentale tornare alla vittoria. L'abbiamo cercata prima che finisse il giro di andata, ci siamo andati vicini e non siamo stati bravi. Oggi siamo stati cinici in quel poco che siamo riusciti a essere pericolosi. Non abbiamo avuto un grandissimo ritmo, questo sì, però la voglia, determinazione e anche l'episodio della superiorità numerica sicuramente ci ha dato una mano per poter portare questa vittoria a casa, che ci danno slancio per ripartire nel giro di ritorno e soprattutto raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Credete che è arrivata anche al momento giusto, perché non ha permesso a Castelfidardo di imbastire occasioni d'attacco? Beh sì, diciamo che alla fine del secondo tempo abbiamo avuto possesso quasi sempre nella metà campo loro con la superiorità numerica, quindi abbiamo manovrato molto, anche se abbiamo finalizzato poco anche come pericolosità, però le partite sono anche queste. Sono contento della voglia, determinazione e dello spirito che i ragazzi hanno messo in campo, questo sì. Si inizia il giro di ritorno come si è iniziato il campionato, con una vittoria. Sì, ho detto anche questo ai ragazzi, che oggi per noi riparte un campionato nuovo, quindi azzeriamo quello che è stato fino adesso, che abbiamo fatto di buono sicuramente, però dobbiamo andare a ricerca di stimoli nuovi e di stimoli che ci porta poi all'obiettivo, che è quello della salvezza il prima possibile. Mister Vagnoni, un episodio che poi ha deciso la partita è stato determinante, il Castelfidardo vanno gli applausi per una buona prestazione. Però ultimamente stiamo prendendo sempre, ma non prendiamo punti, non si può buttare fuori un giocatore di un'importanza poi fondamentale per struttura, visto che poi hanno fatto cosa un calcio piazzato, veramente è stato un fallo, se lo guardate tutti, saltato, allungato la gamba, uno sgambetto semplicissimo a metà campo, poi non avrebbe determinato poi l'azione del notaresco, è assurdo, da questa analisi è assurda. Però gli arbitri poi alla fine non vincono mai, non perdono, non pareggiano, quindi vanno a casa sereni, invece noi lavoriamo tanto
e poi queste cose ci lasciano davvero la mare in bocca. E come hai detto tu, una partita giocata. Faccio i complimenti al Notaresco per i punti che ha, però faccio i complimenti anche a Castelfidardo che ha fatto una grande partita in un campo difficile. E quindi, però, è necessario fare i punti. Questo è un mese importante. Oggi dobbiamo partire con il risultato. Adesso è importante rimettere a posto sempre il morale della squadra. Ricominciamo sempre da capo e non è semplice. Però non ci rassegniamo addirittura, anzi, perché poi le prestazioni alla fine ti portano sempre i risultati, ci basta una scintilla per poter poi ripartire.